Buonasera a tutti, salve, io mi chiamo Elias Said, faccio il comico da circa 2 anni e recentemente mi sono unito a una comitiva teatrale, Al-Qaeda, non so se qualcuno l'ha... Siamo abbastanza famosi, è inutile fare finti modesti, siamo sempre in tour, ormai dal 2001, ci avete sicuramente visto. Recentemente per avvicinarci con i giovani abbiamo deciso di aprire un podcast, si chiama Fatima True Crime, non so se qualcuno lo segue, e abbiamo deciso di scegliere il format True Crime un po' per la naturale propensione alla cronaca nera, ma un po' anche perché sai, dopo indagini, demoni urbani, abbiamo notato che questo tipo di format ormai sta riformulo. Abbiamo notato che il pubblico dei podcast per questo tipo di format sta perdendo la testa. Non c'è un modo corretto di dirlo. Ci potete trovare su tutte le piattaforme digitali come Apple, Spotify, Al Jazeera. L'unico problema è che riusciamo a postare solo un episodio all'anno perché c'è una pessima ricezione nelle caverne. Quindi, insomma, c'è un. Secondo me è il motivo per cui la gente esce dalla latitanza, no? Perché dopo 3 minuti di buffering rivalizzo tutte le scelte di vita e dici vabbè, vado in prigione. O sniccio, mi conviene snicciare. Sì. Signora, snicciare vuol dire fare il pentito, il fetuso, il brumotti, insomma, ha capito. Lo spiego perché mi piace essere inclusivo. Grazie. Oltre a fare podcast, stand-up comedy, teatro, sono anche un aspirante prestigiatore. Perché il mio vero obiettivo nella vita è sfondare il record del più basso ISEE mai registrato nella storia del... Voglio diventare l'MVP dell'INPS. Che MVP qui sta per Most Valuable Povero, in questo caso. Il LeBron James dell'assistenzialismo. Voglio che quando salgo sul palco, invece di darmi le rose, lanciarmi le rose, mi diranno, tieni 1 euro, dai, tieni. Il Bettino Craxi della stand-up comedy divento. Questa è la magia. Scusami, come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe. Puoi confermare che non c'è nulla nelle mie maniche, vero? Ok. Scuro. Chiaro. Grazie. Grazie, grazie mille. Giuseppe, so cosa stai pensando. Trucco semplicissimo. Prova a replicarlo. È un trucco che puoi anche capire come si fa, ma se non sei calabrese, e poi se sei calabrese fai fatica con la parte del capire, quindi è proprio un trucco irreplicabile, un trucco alla Houdini. Houdini, Houdiniga, Amadeus, Carlo Conti, Michael Jackson, signore feudale, schiavo, imprenditore nel settore tessile, schiavo. Ma lo so, è brutta questa. A mia discolpa posso dire, non l'ho scritta io, l'ho comprata su Shane. E non comprerò mai più battute lì perché ho notato che i loro scrittori sono un po' infantili. Posso dirlo. Comunque, Giuseppe, lo sai che tutti i trucchi di magia hanno un nome, no? E mi piaceva chiamare questo trucco prestigiazione etnica. Catchy, però poi ho pensato all'implicazione di associare l'arte in cui si fanno scomparire le cose con il concetto di etnia. Suona un po'. Già fatto, già visto, anche di recente, non voglio fare nomi, I'm just saying, this shit is real, o this shit Israel, non mi ricordo come si pronuncia, scusate, non sono anglofono, scusatemi. Mi ha colonizzato l'altro stato, quello lì, posso dire volevo pa te, molto correttamente, posso dire Gesù Abdo, ah no, non posso dire, scusate, quello non posso dire. Comunque, per evitare di essere scontato e ripetitivo, ho deciso di cambiare nome. L'ho rinominato da prestigiazione etnica a magia nera, molto più originale.
molto più accurato. Comunque, non so se avete notato da qualche particolare che ho lasciato, qualche indizio che ho lasciato qua e là. Sono di sinistra, non so se si è visto da qualche parte, e penso che il motivo per cui io sia così rosso, anzi bordo perché sono scuro, sia che sono nato a Bologna. Sì, signora, sono nato a Bologna, lo giuro. Veramente, sono nato a Bologna. E Bologna è un po' un melting pot, signora, un melting pot. Praticamente indica una comunità in cui varie etnie e razze vivono insieme, o come direbbe lei, un incubo. E quindi a Bologna si vedono tanti tipi di mani. Mani così, mani così, mani così, mani così, mani così, mani così. Fottuti tutti, ah ma è sopra le spalle, mani così, e tanti tipi di mani ho visto, l'unica mano che ancora non ho visto è quella famosa mano invisibile che dovrebbe regolare il mercato, non l'ho ancora vista, l'ho solo percepita, la prima volta che ho aperto la mia busta paga da cameriere, ho sentito un dito, grazie mille. Ritorno nel back a vendere il fumo, se mi...